Si è chiusa oggi con una bella festa rivolta ai bambini la manifestazione Regala un Natale, organizzata dall'associazione Gogo Sport Club, dal comune di Via Grande e dall'istituto comprensivo Giovanni Verga, Via Grandese. Sono stati consegnati i giocattoli raccolti nel corso dell'ultimo mese durante la festa organizzata al centro polifunzionale di Via della Regione. È la cosa che più mi fa piacere perché siamo riusciti per il secondo anno consecutivo e devo di questo ringraziare. Le associazioni, tutte le persone che sono avvicinate, quindi mi riferisco sicuramente oltre ai miei collaboratori dell'amministrazione, mi riferisco ai ragazzi della Croce Rossa, della Protezione Civile, all'associazione Gogo Sport, alla Prologo, a tutti i ragazzi volontari, c'è anche la Protezione Civile che sono avvicinati per questo evento, secondo me importante, perché non è nel consegnare il giocattolo vero e proprio, ma è tanto per far stare questi ragazzi insieme e fargli sentire anche un po' che il Natale è anche questo, è avvicinamento, è comunicazione, è affetto. Quindi sono veramente felice di questa iniziativa che già, ripeto, si ripete dopo a distanza di un anno e speriamo di poterla continuare perché è una gran bella cosa. Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un'affluenza maggiore e anche oggi in questa giornata di consegna, perché oggi abbiamo coinvolto anche un'associazione specializzata in animazione. Come potete vedere, sta facendo una gran festa proprio per dare una giornata particolare a questi bambini, non il semplice ricordo del giocattolo che possono scegliere, ma la gioia di poter stare insieme e passare una giornata di festa. Siamo contentissimi che anche quest'anno abbiamo dato il meglio di noi, la collaborazione di tutti ci ha spinto con tanti sacrifici anche quest'anno a dare tanti sorrisi ai bambini che sono impossibilitati con le loro famiglie e con tanti sacrifici veramente stiamo trovando il sorriso da parte di tutti. Siamo contenti, noi del Gogo Sport Club, assieme all'amministrazione, tutto alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e a tutti quelli che, come anche l'anno scorso, hanno collaborato quest'anno.